Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il drone freestyle che ho assemblato nello scorso video. Per questo modello ci saranno da aggiornare e configurare Betaflight, gli ESC, la ricevente Express LRS e il sistema digitale DJI. Partiamo dagli ESC, visto che per l'aggiornamento devo collegare la LiPo, per motivi di sicurezza è obbligatorio rimuovere le eliche, questo perché i motori potrebbero avviarsi senza preavviso e alla massima potenza durante l'aggiornamento o la configurazione. Ok, ho rimosso le eliche, collegato il cavo USB e inserito la batteria, adesso apro il sito eskconfigurator.com. L'aggiornamento degli ESC andrà fatto online e via browser, io utilizzo Microsoft Edge. Quindi clicco su connetti, poi vado su lettura impostazioni. A questo punto clicco flash di tutti gli ESC. Come firmware scelgo BlueJay. Il target lascio quello che mi individua automaticamente il software. Come versione scelgo 0.19.2. Come frequenza PWM scelgo 24 kHz. Per finire clicco su flash. Ok, l'aggiornamento firmware è partito, in sequenza verranno aggiornati tutti e quattro gli ESC. Perfetto, aggiornamento completato. Per quanto riguarda il verso di rotazione dei motori, ho già verificato che il numero 1 e il numero 4 vanno messi in reversed. Quindi faccio scrivi impostazioni. Posso disconnettere. Passiamo al Betaflight Configurator, troviamo il software in questa pagina GitHub. Per questo video baserò la configurazione su Betaflight 4.4.3, ovvero l'ultima versione stabile disponibile. Anche se Betaflight 4.5 è imminente, sconsiglio sempre di utilizzare versioni che non appartengono alla categoria delle release stabili. C'è da dire che le configurazioni che faremo su questo modello riguarderanno gli aspetti base e che praticamente saranno uguali tra Betaflight 4.4 e 4.5. Una volta scaricato e installato il configuratore, clicchiamo su Connetti. Iniziamo aggiornando il firmware del flight controller, per farlo è necessario conoscere il target, che viene indicato sempre nell'angolo in alto a sinistra del configuratore. Il target è composto da tre parametri, il produttore della scheda, il target della scheda e il tipo di processore. Produttore e processore non ci interessano più di tanto, quello che dobbiamo tenere bene a mente è il target della scheda, ovvero la parte centrale. Nel mio caso è HGLRC F405V2, ricordarlo è fondamentale e io vi consiglio di prenderne nota su un post-it. Ora clicchiamo su Attiva Bootloader DFU. Come vedete in questo punto è comparsa la scritta DFU, questo significa che siamo pronti per aggiornare il firmware. Se qui c'è ancora la porta COM vuol dire che non avete installato i driver del flight controller, in questo caso dovete usare Impulse RC Driver Fixer. Se non lo conoscete ho già realizzato un tutorial su come usare questo software, ve lo lascio linkato in descrizione. Visto che qui c'è DFU posso cliccare su Firmware Update. Ora devo scegliere il target, come abbiamo detto è HGLRC F405V2, posso anche usare la ricerca per fare prima. Come ho detto scelgo l'ultima versione disponibile, attualmente la 4.4.3. Queste opzioni le lasciamo tutte come sono, attiviamo solo Full Chip Erase. Ora clicco su Load Firmware Online. Poi Flash Firmware. Quindi clicco su Connetti. Qui è importantissimo fare Apply Custom Default, se fate cancella il flight controller non funzionerà correttamente. Adesso abbiamo due warnings, il primo è relativo al protocollo dei motori e lo vediamo dopo, il secondo è relativo alla calibrazione dell'accelerometro e lo vediamo subito.
posiziono il drone su una superficie piana e faccio calibra accelerometro. A questo punto salto direttamente alla pagina motori per risolvere il problema relativo al protocollo. Quindi parto subito mettendo D-Shot 300. Poi seleziono Bidirectional D-Shot per attivare gli RPM filter. Quindi clicco accetta. Sotto mi assicuro che i poli motore siano impostati a 14. Motor idle per me va bene a 5,5% e lo lascio così. Visto che sugli ESC ho scelto una configurazione props out, è fondamentale dare motor direction reversed. Questo serve a confermare a Betaflight che appunto stiamo usando una configurazione props out. Continuo il setup ritornando in port per configurare la VTX e la ricevente. Dato che ho collegato la RunCam Link nella WART 1, qui attivo configurazione MSP. Poi in periferiche mi assicuro di selezionare VTX MSP più DisplayPort. Per quanto riguarda la ricevente Express LRS, dato che l'ho collegata nella WART 2, attivo Serial RX nella riga corrispondente. Passando al tab configurazione, dato che non mi servono, ho disattivato la bussola, il barometro e l'accelerometro. Qui è importante attivare RX Lost ed RX Set per avere gli ESC come buzzer in caso di necessità. Il resto delle impostazioni le lascio come sono. Su Power and Battery e Fail Safe non c'è niente da fare, quindi li salto e vado direttamente al tab Preset. Qui è fondamentale mettere il preset per la ricevente Express LRS, configurandolo in base al refresh che abbiamo scelto, nel mio caso 250 Hz. Quindi clicco su Preset Express LRS 250 Hz. Per quanto riguarda le impostazioni scelgo Freestyle HD, Serial, Singola cella, poi faccio Pick. Ora è essenziale fare salva e riavvia, altrimenti le impostazioni che abbiamo scelto andranno perse. Passiamo al tuning. Con i valori stock di Betaflight di solito i droni da 5 pollici volano abbastanza bene. Io direi che per il momento ci sono solo da cambiare il rate. Io sto usando questa configurazione actual per un volo freestyle non troppo aggressivo. Se volete provarla fatemi sapere nei commenti come vi trovate. Passando al tab receiver, dato che ho scelto il preset trovo già tutto configurato e l'unica cosa da fare è verificare che il movimento degli stick corrisponda a quello del modello. Questa verifica però andrà fatta in un secondo momento, quando avrò aggiornato la ricevente Express LRS, quindi questo tab per ora lo salto e ci tornerò dopo. Passando al tab modalità di volo, configuriamo le switch in base alle nostre preferenze. Attenzione però che è obbligatorio impostare il comando ARM nella parte alta dell'AUX 1, quindi questo comando lo sistemo in questo modo. Un altro comando che non può mancare è il pre-ARM, da abbinare ad un interruttore momentaneo. Altri due comandi che non dovrebbero mancare sono il buzzer e il turtle mod. Io li sistemo entrambi su una switch a 3 posizioni. Per il resto, se volete aggiungere altro come modalità stabilizzate, potete farlo tranquillamente. Ricordatevi però che per usare Angle e Horizon è necessario riattivare l'accelerometro. Sul tab VTX non c'è niente da fare, deve rimanere come lo vedete. Se usiamo VTX in digitale, questa pagina deve rimanere così. Concludiamo la configurazione di Betaflight con il tab USD. Se avete un sistema DJI, ormai non ha più senso utilizzarlo senza aver installato prima il custom firmware WTFOS, quindi darò per scontato che il vostro sistema abbia installato questo custom firmware. Se dovete installare WTFOS non preoccupatevi, i passaggi da fare sono molto semplici e ho affrontato l'argomento in modo molto dettagliato in questo video, lo trovate linkato in descrizione. Se avete V2 e avete aggiornato il firmware a una delle ultime versioni senza aver installato WTFOS non è un problema, in questo video spiego come fare il downgrade del sistema per poter installare il custom firmware WTFOS. Personalmente scelgo di avere un USB pulito con i dati essenziali. In ogni caso ricordate che qui dovete scegliere HD, in questo modo potrete usare tutto lo spazio che il display vi mette a disposizione. Su Betaflight per il momento ho finito, ora è venuto il momento di aggiornare la ricevente. Iniziamo scaricando ed installando l'Express LRS Configurator, come sempre lo troviamo su GitHub, vi lascio il link in descrizione.
Io Windows, quindi scarico la versione .exe. Una volta avviato il configurator ci apparirà questa schermata. In Release scelgo l'ultima versione disponibile. In Device Category scelgo BetFPV 2.4 GHz. In Device BetFPV 2.4 GHz Nano RX. Come metodo per il flash scelgo Betaflight Pass-Through. Le opzioni vanno bene quelle predefinite nella maggior parte dei casi, cambiatele solo se effettivamente sapete cosa vi serve cambiare. Qui è importante scegliere la password che deve essere la stessa che avete impostato quando avete aggiornato il firmware della radio o del modulo a seconda di cosa state usando. Come sempre non c'è bisogno di mettere nulla di troppo complicato, usate giusto qualcosa di facile da ricordare. A questo punto faccio flash. Ok, l'aggiornamento firmware è partito, ora bisognerà aspettare circa un minuto. Perfetto, aggiornamento completato. Per quanto riguarda la configurazione di ExpressLRS ci sono tanti aspetti da considerare, per qualsiasi altra informazione vi rimando alla mia playlist su ExpressLRS. Qui ho raccolto tutti i video che ho realizzato per questo sistema, coprendo tutti gli argomenti e vari problemi che potete incontrare. Vi lascio la playlist linkata in descrizione. A questo punto ritorno sul tab ricevente e muovo gli stick per verificare che sia andato tutto a buon fine. Perfetto, è tutto a posto. Se vedete che avete i comandi invertiti, in questo menu a tendina cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Su Betaflight a questo punto abbiamo finito. Passiamo alla gestione della VTX DJI. I passaggi da fare saranno in sequenza: aggiornamento firmware tramite software DJI e installare il custom firmware VTFOS. Attenzione però che VTFOS va installato solo se abbinate le VTX DJI di prima generazione ai visori DJI FPV V1 e V2. Se utilizzate i Goggles 2 o gli Integra, VTFOS non è compatibile, inoltre non serve nemmeno installarlo perché questi visori dispongono già dell'USD completo su Betaflight. Iniziamo con il software per aggiornare la VTX, si tratta del DJI Assistant 2, vi lascio il link a questa pagina in descrizione. Tra le varie versioni disponibili, quella che interessa a noi è questa. Quindi scarico il file .exe per Windows. Ed eccoci qui nel software DJI, io ho già aggiornato la VTX in precedenza, quindi ho già l'ultima versione firmware adatta per i miei V2. Infatti se avete dei visori V1 o V2 dovete installare il firmware versione 01.00.0608, mentre se avete degli Integra o dei Goggles 2 dovete installare la versione 01.01.0000. Fate attenzione perché se avete dei V1 o dei V2 la versione 01.01.0000 non funziona. In questo caso se l'avete installata semplicemente fate il downgrade alla versione 01.00.0608. Dopo aver aggiornato la VTX, se usiamo dei V1 o dei V2 possiamo installare VTFOS. Come ho già detto su questo ho già realizzato un video molto dettagliato che vi lascio linkato in descrizione. Per questo motivo non c'è bisogno di ripetere i passaggi che spiego bene lì. Ok, a livello software ho finito, il drone è pronto, non mi rimane che caricare le batterie ed uscire per un test di volo, ma questo lo vediamo nel prossimo video. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.